Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. Buonasera. Il 27enne Riccardo Ruini è stato premiato con il titolo di studente dell'anno dalla Columbia University di New York. Il ragazzo, dopo essersi diplomato al liceo classico Formigini e aver conseguito la laurea in ingegneria gestionale, ha studiato alla Stanford University ed è poi entrato alla Columbia, dove ha frequentato il Master in Business Administration e ricevuto il Dean's Honors with Distinction, menzione speciale riservata al 5% degli studenti più promettenti. È stato affidato da SGP un appalto da 12.000 euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale in alcune zone cittadine. I lavori hanno preso il via oggi e dureranno una quindicina di giorni. Mercoledì l'ufficio relazioni col pubblico sarà chiuso tutto il giorno. Verrà infatti effettuato un intervento di manutenzione alle banche dati. Giovedì l'URP riaprirà regolarmente. Si terrà domani alle 18.30 nella sala consiliare la presentazione pubblica dei risultati dello studio Il posto di chi arriva. Ecco i dettagli nelle interviste. Un progetto, uno studio, non è il primo sull'immigrazione nel distretto ceramico, però quello che questo studio si propone ha visto i comuni accogliere di buon grado l'impegno dell'Università di Modena. È un progetto che è rivolta al nostro passato, agli anni 60 e agli anni 70, dei comuni di Sassuolo, Maranello e Fiorano, e anche comparato con la città di Modena, all'interno del quale è compresa. È fondamentale perché, come dicevano gli storici Giuseppe Morroni, Antonio Conovi e anche Lorenzo Bertuccelli, che è il coordinatore della ricerca del laboratorio delle migrazioni, fa riflettere su quello che è stata la migrazione, ovviamente comparata alle migrazioni più attuali, e pone una questione molto importante che è da 30 anni che si pone, ma che viene nuovamente fatta alle amministrazioni comunali: quale modello d'accoglienza, quale nuova accoglienza anche di fronte ai nuovi flussi migratori le amministrazioni possono mettere in campo. E questa è una riflessione importante, che coinvolge non solo le amministrazioni comunali come modello governativo, ma anche tutti i cittadini e nel confrontarsi con se stessi fondamentalmente, dato che le nostre comunità sono fatte di più pluralità. Uno studio che va a vedere anche le conseguenze, gli apporti che l'immigrazione ha dato, perché hanno detto i due ricercatori, l'immigrazione sostanzialmente è un fenomeno da gestire, ma è anche una ricchezza per un territorio. Sì, è una ricchezza. Se pensiamo che le persone che sono state intervistate hanno e sono tuttora presidenti di associazioni culturali, possiamo dire che effettivamente queste persone hanno arricchito il tessuto con le proprie competenze, con le proprie professionalità e anche con la propria cultura. Penso al Nuraghe, penso all'OASI, che sono due associazioni di Fiorano, penso alla nostra associazione Fossetta. Sono tutti elementi che sono persone che sono state coinvolte nella ricerca e che arricchiscono appunto il nostro territorio di associazioni, quindi sono riferimento per l'aggregazione sia delle persone della stessa provenienza, della regione provenienza, ma anche persone altre che hanno avuto la possibilità di arricchirsi di quello che era stato messo e che è messo tuttora a disposizione dai soci del circolo e delle varie attività. Uno studio su come si sono modificate, su come sono evolute i fenomeni immigratori nel territorio del distretto ceramico, e diciamo da quando l'immigrazione era interna alla nazione italiana a quando invece si è aperta al Maghreb e a tutto il resto del mondo. Sì, allora diciamo i dati in realtà sono già noti, no? Perché se c'è un distretto studiato è questo. Quindi noi abbiamo fatto che cosa? Abbiamo provato in realtà a far interagire quindi dati appunto di migrazioni tra loro, quindi generalmente tenute distinte, cioè quelle interne e quelle diciamo dall'estero. Infatti in quelle interne va detto questo è un distretto che è stato costruito con le migrazioni fin dagli anni, metà anni 50, quando ha cominciato diciamo, a muoversi l'industria ceramica, con una fortissima presenza significativa dall'Appennino e quindi dal Frignano.
e poi quindi in maniera, direi, senza soluzione di continuità, quindi in maniera quindi conseguenziale, senza contraddizioni, con arrivi quindi dal Mezzogiorno d'Italia, da alcune regioni in particolare, la Puglia, la Sardegna, la Calabria, un po' dopo anche la Sicilia o la Campania. E questo appunto in realtà però fin dall'inizio abbiamo visto che appunto è un fenomeno che è stato in qualche modo anche orientato, cioè quindi c'era l'idea appunto di far arrivare persone per poter anche dare un futuro. Allora, il lavoro era una richiesta che c'era del distretto, ma non era scontato che si cercasse anche di dare quindi una casa, un luogo in cui abitare a queste persone. Questa cosa ha continuato ancora negli anni 80, come diceva lei, con diciamo arrivi quindi un po' differenti, cioè nel senso dall'estero, ma differenti per lingua in realtà. Il modo in cui appunto il distretto ha quindi in realtà offerto una possibilità, una opportunità quindi a queste persone è sempre stato lo stesso, cioè l'idea di dire qui il lavoro c'è, quindi possiamo dare quindi un posto anche appunto per fermarsi, per fare i famosi ricongiungimenti familiari. Passiamo allo sport. I tennisti dello Sporting Michele Vianello e Filippo Campana hanno battuto in casa il Tennis Modena, aggiudicandosi il titolo di campione regionale Under 18 per il secondo anno consecutivo. I due sassolesi hanno battuto la coppia Taddea-Mangiafico nel doppio con il risultato di 7-6, 1-6, 10-5. Grazie per essere stati con noi, anche per oggi è tutto, arrivederci a domani! Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende.